Per Cuore Giallo Blu, torneo di Pistoia, è finita la prima partita tra Pistoia e Brescia. Abbiamo il piacere di, per Cuore Giallo Blu, di fare due chiacchiere veloci con Giacomo Geggalanda e gli chiediamo un'impressione veloce di come ha visto Pistoia al lavoro e di come pensa possa svilupparsi la stagione. Ma in questo momento siamo ancora a grezzi, per cui è un po' difficile, però il gruppo si sta formando, c'è molto affiatamento, siamo nella mentalità giusta e in questo momento siamo in crescita, solo all'inizio, però siamo in crescita come deve essere. C'è tanto lavoro nelle gambe, abbiamo un gruppo molto giovane, abbiamo dei super giovani che addirittura ci sono dei giocatori di 16 anni, di 15 anni che si allenano con la Serie A, perché comunque siamo partiti con un programma del settore giovanile molto importante, quindi insomma abbiamo qualche chicca in più da svelare questo campionato. Detto questo, aspettiamo insomma di andare avanti col tempo per vedere i primi test veri. Non più tardi di 2 anni fa la stessa partita aveva un altro peso tra Brescia e Pistoia, qua era tutto pieno, e adesso invece le realtà sono diverse. Pistoia è ritornata in Serie A, dove è il posto forse dove noi ce la ricordiamo di più, anche da Torino, per le sfide con l'Auxilium, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo. E se hai voglia di essere Oscar Amantico o meno, dove pensi che Pistoia con questo nuovo gruppo, grande comunque Cinciarini, Magro, insomma è vero tanti giovani ma anche giocatori importanti, dove pensa si possa collocare come ambizione così al brucio? Ma guarda, intanto rimando sicuramente l'in bocca al lupo anche a Torino, perché ci mancherebbe, anzi una piazza storica della pallacanestro che speriamo torni nella massima serie. Detto questo, è un po' difficile perché noi abbiamo cambiato 10 giocatori su 10, quindi in questo momento noi ci auguriamo di ripetere un'annata come quella dell'anno scorso, sarebbe fantastico. Si punta sempre a migliorarsi, quindi insomma, anche se sarebbe difficile, noi vogliamo, non ti posso dire in questo momento perché bisogna vedere anche come reagiscono le altre. Ti inquadriamo solo in alto, eh? Sì, no, va bene. Però ti dico, l'ambizione è tanta, il lavoro anche, bisogna vedere poi i risultati perché dipendono da molte cose. Iniziamo per puntare più in alto possibile. Io ringrazio la disponibilità di Jack, sperando di vedere Pistoia a Torino il più breve tempo possibile e rintervistare Galanda magari a Torino in una partita che non è un'amichevole. Sì, speriamo, ovviamente nella massima serie, perché sennò vorrebbe dire che scendiamo noi. Sottintendiamo in Serie A, allora diciamola tutta. Ok, in bocca al lupo. Grazie mille, Jack. Grazie.